Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 che apriamo con un'ampia pagina di cronaca. Furti con scasso su auto in sosta tra il Molise e l'Abruzzo e utilizzo di carte di pagamento. Tre gli arresti effettuati stamani dai carabinieri a Vasto. Il servizio di Fabrizio Occhionero. I controlli dei carabinieri della compagnia di Vasto hanno interessato tutta la costa, dalla zona di Punta d'Erci fino al lungomare di Termoli alla statale 16. Sotto la lente dei militari, coordinati dal maggiore Amedeo Gonzales, furti con scasso le auto in sosta, in particolare turisti di passaggio. Una tecnica consolidata, finestrini sfondati per entrare e interni saccheggiati, a volte trovando anche delle carte di pagamento. Tra le vittime una coppia di Bonefro che si trovava in spiaggia. Per questo episodio i carabinieri sono riusciti a risalire all'identità di tre persone residenti a Vasto, una coppia di 45-46 anni e un 52enne. Decisivi pedinamenti una Renault Clio nera che si fermava più volte lungo le strade delle località di villeggiatura, ma anche l'acquisto di un cappellino in un negozio gestito da cinesi che, stando alla ricostruzione degli investigatori, sarebbe poi servito per nascondersi durante il tentativo di prelievo. Un copione notato in viale aperta allo sportello del credito cooperativo. I tre sono stati fermati e accompagnati in caserma per gli accertamenti. Dalla perquisizione sono spuntate due poste pedi proprietà dei turisti che si trovavano al mare. Dai riscontri sono scattati gli arresti. Dopo la direttissima la coppia resta ai domiciliari e l'uomo di 52 anni deve rispettare l'obbligo di firma. Il maggiore Gonzales ha rivolto anche un invito non solo ai villeggianti. In questo caso abbiamo registrato, e purtroppo non è l'unico, che le carte di pagamento asportate a bordo dei veicoli diverse volte vengono lasciate abbinate al PIN utile per porre poi all'incasso e monetizzare il furto. Quindi intanto evitare nel modo più assoluto di lasciare appunto i numeri, i codici d'accesso delle carte per cercare di ostacolare e contenere comunque il danno. Un operaio di una ditta di manutenzione autostradale, 58enne di Carsoli in provincia dell'Aquila, è deceduto in seguito ad un incidente avvenuto sull'autostrada 24 all'altezza del casello proprio di Carsoli in direzione L'Aquila. L'uomo, secondo la prima ricostruzione, sarebbe stato travolto da un autocarro. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Carsoli che hanno effettuato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il tratto di strada interessato ha subito dei rallentamenti. E poi in quello che è stato davvero finora un lunedì nero sul fronte degli incidenti, una donna di 70 anni di Chieti è morta a causa delle gravi lesioni riportate in seguito ad un investimento. La donna questa mattina stava attraversando la strada all'altezza di Piazza Garibaldi nel centro di Chieti quando un'auto che stava svoltando per immettersi nella piazza stessa l'ha investita in pieno, sbalzandola contro il muro di recinzione della caserma Spinucci. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani che erano in zona, mentre la donna, le cui condizioni sono apparse subito gravi, è stata trasportata all'ospedale di Pescara, dove è morta poco dopo. E proseguiamo il nostro notiziario. Il consigliere regionale di Forza Italia e presidente della commissione di vigilanza Mauro Febbo, sulla risoluzione votata all'unanimità circa il futuro dell'ospedale di Guardia Grele, ha attaccato l'assessore alla sanità Silvio Paolucci, chiedendo che dopo il tavolo di monitoraggio si intervenga sul nosocomio guardiese. Paolo Renzetti. Si era arrivati a una determinazione a maggio di quest'anno con una mia risoluzione caldeggiata dal territorio, dai sindaci, dal comitato e difesa dell'ospedale di Guardia Grele, per avere diciamo anche a Guardia Grele il riconoscimento di ospedale di area svantaggiata.
una mia risoluzione che però, su cui il governo regionale, l'assessore Parucci, ha voluto entrare nel merito chiedendo alcune modifiche, ma per arrivare ad una approvazione unanime. Così è stato fatto, quindi c'è stato l'intervento da parte dell'assessore, del presidente D'Alfonso, e quindi quella delibera è stata approvata all'unanimità. Abbiamo avuto nel mese di giugno, a fine giugno, una commissione di vigilanza alla presenza dell'assessore Paolucci, dei vertici regionali delle ALS, del direttore Mascitelli, del direttore Muraglia, che hanno confermato di andare avanti ma di voler aspettare il tavolo di monitoraggio che si è tenuto il 26 luglio. Non si capisce per quale motivo improvvisamente l'assessore fa retromarcia calpestando gli interessi di territori, il dovere istituzionale di portare avanti una risoluzione votata, ripeto, all'unanimità, quindi anche da lui, fa retromarcia dicendo che l'ospedale di Guardia Grigia è stato chiuso nel 2010, che è una baggianata enorme che conoscono tutti i guardiesi e tutti i cittadini, perché purtroppo il processo di riconversione dei piccoli ospedali è cominciato con il governo del Turco nel 2007, come tutti sanno, ma oggi chiaramente i bilanci, il tempo è cambiato, ci sono le possibilità di intervenire con relazioni serie per cambiare, quindi non riteniamo accettabile una soluzione di questo genere. Per mercoledì 8 ho convocato l'assessore, i vertici regionali in commissione di vigilanza, dove ci sarà anche il sindaco di Guardia Grigia e i vertici delle ALS, per determinare come proseguire su questa risoluzione e far andare avanti la regione rispetto ad una, ripeto, risoluzione già assunta. Continuiamo a parlare di sanità. La Procura di Vasto ha aperto un'indagine per la morte di Daniele Scherletic, quarantenne di Isernia, morte avvenuta nell'agosto del 2016. L'ipotesi di reato è lesioni colpose. Il servizio. Nuovo caso di malasanità che uccide un paziente molisano, ma questa volta sotto accusa è l'ospedale abruzzese di Vasto. Il figlio è deceduto a 40 anni, il 7 agosto del 2016, dopo una serie di ricoveri. Ora il padre si è rivolto alla Procura della Repubblica di Vasto, dove ha presentato una denuncia querela per lesioni colpose. Tutto inizia, come racconta l'esposto, nel novembre del 2016, quando l'isernino Daniele Scherletic, sulla sedia a rotelle dall'adolescenza, in seguito a un investimento, viene ricoverato per una piaga da decubito presso l'ospedale di Vasto. Dopo poco arrivano le dimissioni con una diagnosi di osteomelite, vescica neurologica e infezione urinaria. Viene avviata la terapia e c'è un altro ricovero nel gennaio del 2016. Ma le condizioni di salute del quarantenne peggiorano e dopo un nuovo ricovero nell'ospedale di Vasto, a maggio dello stesso anno, i medici diagnosticano un'infezione per la quale sarebbe opportuno un intervento di asportazione di un rene e di ricostruzione di parte della vescica, con il consiglio di trasferire il paziente presso una struttura di più elevata specializzazione individuata nell'ospedale Careggi di Firenze. Daniele Scherletic viene così dimesso dalla struttura ospedaliera vastese, ma, si legge nella denuncia, non avviene l'accettazione da parte del nosocomio fiorentino. Il quarantenne così torna a casa, dove viene accudito dal personale infermieristico e dopo 26 giorni, trascorsi con forti dolori, viene ricoverato d'urgenza presso l'ospedale di Ponderano, in provincia di Biella. Qui, eseguita un TAC, viene messa una diagnosi di carcinoma spinocellulare originatosi dalla vescica. A tale diagnosi fanno seguito tre interventi effettuati su Daniele tra il 28 giugno e il 13 luglio del 2016. Ma poche settimane dopo, il 7 agosto del 2017, Daniele viene a mancare. Da allora il padre chiede giustizia e domanda se una diagnosi corretta e più tempestiva avrebbe potuto salvare la vita di suo figlio. E proprio per questo si è rivolto all'avvocato Fabrizio Zarone del Foro di Santa Maria Capua Vetere e ha presentato denuncia per lesioni colpose, chiedendo che la Procura di Vasto acquisisca la documentazione medica riguardante il caso e disponga una perizia medico-legale ai fini di accertare eventuali profili di colpa medica dei sanitari dell'ospedale di Vasto. Questa è la storia per sommi capi, ma la domanda finale è sempre la stessa: perché i molisani, per curarsi e affrontare patologie particolari, nel 2018 devono ancora emigrare fuori regione? Estate calda per i lavoratori della grande distribuzione con il marchio Iper pronto a lasciare la nostra regione. I sindacati puntano al mantenimento degli attuali livelli occupazionali. Vediamo. È un'estate calda per i lavoratori della grande distribuzione nella nostra regione Cipollini. Ci sono tante vertenze in atto, ma ci sono anche delle novità che potrebbero maturare a breve.
Esatto, la situazione è molto delicata. Da una parte abbiamo delle vertenze in atto, una era quella dell'Iper di Città Sant'Angelo con 32 subri, ma nello stesso momento stiamo discutendo con Conad da 66 subri nel Chietino. E dall'altra parte è arrivata una notizia che stravolge un po' tutto il panorama della grande distribuzione, nel senso che Iper, gruppo Finiper, lascia l'Abruzzo, quindi i tre ipermercati del gruppo presente con un maggior numero di ipermercati in Abruzzo, e questa cosa potrebbe creare delle gravi ripercussioni, perché stiamo parlando di un gruppo molto solido che da 25 anni ad esempio a Città Sant'Angelo è presente, e l'uscita di questo gruppo è preoccupante anche perché potrebbe scatenare una dinamica per cui anche altri gruppi potrebbero decidere di lasciare l'Abruzzo. Voi siete al lavoro per mantenere e garantire gli attuali standard e livelli occupazionali? Esattamente, questa è la prima preoccupazione, è quello di mantenere tutti i 600 posti di lavoro di Iper attualmente in essere. Noi chiediamo che ci sia un tavolo regionale di discussione, perché la grande distribuzione oggi ha bisogno di una regia, di un qualcosa che permetta di salvaguardare i posti di lavoro o di recuperare i posti di lavoro di chi esce dalle procedure di esubero o di chi potrebbe perdere il posto di lavoro a breve. La scrittrice pennese Donatella Di Pietrantonio ha donato la sua fiaba al Corecom Abruzzo nell'ambito di un progetto contro il bullismo presentato questa mattina a Pescara. Questa è un'iniziativa importantissima, didatticamente direi fondamentale, una best practice in Italia. Il Corecom Abruzzo ha voluto coinvolgere la scrittrice Pietrantonio, l'ha fatto attraverso l'amicizia del consigliere Michela Ridolfi, attraverso appunto la volontà del presidente Filippo Lucci, e hanno voluto, soprattutto la scrittrice Pietrantonio ha voluto davvero generosamente costruire una storia che aiutasse i ragazzi, i giovani, a sapersi, possiamo dire, districare meglio nel mondo del web. In che modo? Creando, diciamo, una serie di percorsi che potessero in qualche misura aiutare i giovani a capire meglio l'utilizzo della rete. Anche il Consiglio regionale d'Abruzzo approva e appoggia questa iniziativa con il Corecom per combattere il bullismo. Beh sì, l'istituzione regione, di cui il Corecom è una delle propaggini, insomma, anche se in maniera autonoma agisce e tutela, come sapete, i cittadini abruzzesi, anche nel campo del bullismo per quanto riguarda i più giovani, i ragazzi, soprattutto i bambini. È una educazione che oramai abbiamo avviato da diversi anni, non è questa la prima iniziativa, ma questa soprattutto è un'eccellenza, è un bellissimo libro della scrittrice Di Pietrantonio, la quale ha già avuto riconoscimenti importanti, è rivolto ai bambini, è un progetto interessante, preparato, proposto dal Corecom, dove noi abbiamo aderito, ma non solo aderito ma anche sponsorizzato. Perché? Perché è importante ricominciare dalle giovani generazioni, soprattutto sul fronte del rispetto, dell'educazione, del rispetto verso l'altro. Ecco, ora c'è tanto bisogno soprattutto di rispettare gli altri come si rispetta se stesso, e questo libro ne è un esempio, quindi un progetto ambizioso, importante, vale la pena non solo promuovere, sponsorizzare, ma anche accompagnare lungo questo percorso di presentazione nelle scuole. Le forme moderne ed innovative per la gestione dei parchi nazionali e regionali in linea con i principi della Carta Europea del Turismo Sostenibile. Questo è il senso del progetto denominato Patto del Mare, che è stato firmato nelle settimane scorse ed è stato presentato stamani dall'Associazione Ambiente e Vita. Che cos'è questo patto per il mare, Dorazio? Il patto del mare l'abbiamo sottoscritto a Roseto il 23 giugno ed è un modo di incontrarsi tra il mondo dell'ambientalismo che noi abbiamo rappresentato in questa occasione con il mondo delle attività economiche, con il mondo dell'associazionismo, con gli imprenditori, con i balneatori, con gli albergatori e con i pescatori. Per la prima volta tutti insieme ci siamo impegnati in forme di tutela della natura nei parchi ma anche fuori dai parchi, che possono dare un contributo importante a questa regione. Tanti sono anche i problemi da risolvere per quanto riguarda quella zona di Adriatico. Beh, l'area marina protetta del Cerrano in questo momento vive un problema molto forte di regolamentazione
perché pone in dubbio criticità e conflittualità con il mondo del lavoro sostanzialmente, il mondo della pesca ma anche quello dei balneatori. Lo si può risolvere con una formula innovativa, riducendo i vincoli ma introducendo le aree contigue da regolamentare secondo i principi della Carta Europea del Turismo Sostenibile, in modo da far sì che ci sia una crescita oculata del turismo e anche uno sviluppo sostenibile in un quadro di rispetto per la natura. Io penso che questa sia l'unica formula che si può utilizzare in un contesto fortemente antropizzato come quello dell'area marina protetta del Cerrano, ma anche quello della Costa Teatina. Anche in quel caso qualche vincolo in meno e qualche condivisione in più può aiutare finalmente a risolvere il problema e soprattutto a far partire un parco che è fermo da anni. Migliaia di presenze a Pescara per la festa dedicata a Sant'Andrea Apostolo, protettore della marineria. Suggestiva la processione in mare con il tradizionale corteo dei pescherecci. Questa sera, dopo la mezzanotte, la consueta chiusura affidata ai fuochi pirotecnici. Ma torniamo alla processione, evento che sarà anche al centro di uno speciale in onda su TV6 e Telemolise. Il servizio. Pescara in festa per rinnovare la devozione in onore di Sant'Andrea Apostolo, giorni di grande coinvolgimento popolare che consolidano un evento legato alla storia, alla religiosità e alla tradizione. Il patrono della marineria, protettore dell'antico borgo dei pescatori, è una festa molto sentita con una memoria sempre viva da oltre 150 anni che si apre a motivi di incontro, ascolto e accoglienza. Si rinnovano momenti molto belli che chiaramente sono fondati più su un aspetto tradizionale di festa popolare, ma chiaramente, come ci dice Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, la pietà popolare non va trascurata, anzi va purificata, va aiutata a far sì che possa crescere e soprattutto possa esprimere i veri valori della fede. Sono numerose le iniziative organizzate in occasione della festa con la suggestiva processione in mare. Dopo la messa del mattino celebrata dall'arcivescovo Valentinetti, l'affollato corteo con la statua del santo ha attraversato la zona a ridosso della parrocchia di Sant'Andrea prima di raggiungere la riva del porto canale, prendere il largo sul moto peschereccio Aldo. Viene fatta un'estrazione e quest'anno siamo stati fortunati. E siamo riusciti, diciamo, a questa estrazione. È un onore poter portare il santo quest'anno. Nulla, queste tradizioni che ogni anno si continuano, è una gioia. Ad accompagnare la barca ammiraglia decine di pescherecci, una devozione che attraversa le generazioni e coinvolge la marineria pescarese nell'affidamento al protettore. Nel corso della processione il corteo si è fermato più volte per il lancio delle corone in memoria di tutti i caduti del mare. Alla religiosità popolare e al ricordo si aggiungono tanti momenti di creativi tra bancarelle, chioschi di pesce fritto, luci e colori, con il concerto di Massimo Ranieri e lo spettacolo conclusivo dei fuochi pirotecnici sul mare. Occorre uno sforzo e soprattutto bisogna crederci e non arrendersi al primo ostacolo, perché comunque sia, insomma, è un qualcosa, diciamo, di molto 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 sacrificante, quindi ci sa che ce ne sono, e specialmente con le clausole che abbiamo adesso, quindi per quanto riguarda la sicurezza e quant'altro, che tra l'altro è giusto che sia così, noi cerchiamo di fare tutto come si deve. Alla festa di Sant'Andrea sarà dedicato uno speciale in onda su TV6 e Telemolise. Si è chiusa a Pescasseroli la manifestazione dedicata a Benedetto Croce, 3 giorni di incontri con l'epilogo, con la cerimonia di consegna del premio letterario. I riconoscimenti sono andati a Massimo Bubola, Flavia Piccinni e Anna Carla Valeriano. Vediamo. Nella splendida cittadina di Pescasseroli, sede del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, si è concluso il Premio Nazionale di Cultura dedicato a Benedetto Croce. L'edizione di quest'anno ha avuto diversi ospiti e convegni. Il premio alla memoria è stato dedicato allo storico Rosario Villari, scomparso lo scorso anno. La cerimonia di premiazione è stata coordinata dalla scrittrice Dacia Maraini e ha visto fra i premiati, per la sezione narrativa, Massimo Bubola con il libro Ballata senza nome, edito Frassinelli; per il giornalismo letterario, Flavia Piccinni con il libro dal titolo Bellissime, edito da Fandango; e per la sezione saggistica, il libro di Anna Carla Valeriano dal titolo Malacarne, edito da Donzelli. Per me è un onore avere ricevuto questo premio, perché Benedetto Croce è stato uno dei grandi
grandi padri della tradizione liberale italiana, e credo che anche Malacarne si inserisca nel solco di una tradizione liberale ovviamente inaugurata da Basaglia. È stato grazie alla rivoluzione di Basaglia che è stato possibile accedere a questi documenti, ed è stata una grande rivoluzione liberale perché ha restituito i diritti a tanti uomini e donne. Quindi al centro di Malacarne ci sono proprio le storie di vita dimenticate di quanti hanno vissuto la reclusione manicomiale. È da tantissimo che sognavo questo importante riconoscimento ed è incredibile riceverlo per un libro a cui sono profondamente legate, bellissime, pubblicato da Fandango. Il mio viaggio è durato 4 anni nel mondo della moda bambino e soprattutto negli stereotipi che questa moda produce. Ma insomma, io vado molto fiero di questa cosa perché è un premio dato dai lettori. Quando anche a parte dei premi letterari in Italia sono decisi a volte da giurie o da letterati o insomma da persone che hanno un altro rapporto, insomma, questo quindi questo trovo che sia una cosa molto particolare di questo premio, molto importante, che siano dei lettori, delle persone, non degli eruditi, ma che apprezzano insomma, una poetica, un mondo, e quindi questo lo rende un premio speciale di cui vado molto fiero. E ora all'Aquila il Festival dei Cantieri dell'Immaginario chiude in bellezza domani sera con Red Kantzian sul palco, accompagnato dall'Orchestra Sinfonica Abruzzese e da un trio jazz. Vediamo il servizio di Germana D'Orazio. Con Red in Blue, le canzoni della nostra vita, si celebrerà la chiusura dei Cantieri dell'Immaginario 2018, martedì 31 luglio alle ore 21:30 nel cortile del Palazzo dell'Emiciclo. Con la direzione e gli arrangiamenti del maestro Stefano Fonzi, l'Orchestra Sinfonica Abruzzese darà vita a un concerto, Red in Blue, che rappresenta la continua evoluzione della vita artistica di Red Kantzian, cantante, compositore e produttore, dal 1973 membro dei Pooh. Attraverso la musica cantata e strumentale, Red Kantzian ripercorrerà i più grandi successi italiani e internazionali che hanno fatto emozionare 3 generazioni, passando dagli intramontabili brani degli anni 70 alle canzoni più recenti. Accompagnato da un trio jazz, dall'Orchestra Sinfonica Abruzzese e da una voce femminile d'eccezione, Chiara, la figlia, Red Kantzian propone versioni di brani contaminate da linguaggi moderni che spaziano dal pop al jazz, passando per la musica etnica nelle più ampie accezioni del termine, proposte con linguaggio sempre più attuale per un viaggio musicale dalle mille sfumature. Il bello di questo concerto è che le canzoni rimangono importanti esattamente come erano nel momento in cui sono state scritte e sono uscite sul mercato, canzoni anche di 40 o 50 anni fa. Però le abbiamo spogliate e rivestite a modo nostro per dare una rilettura personale e far capire che quando la qualità c'è, quando la musica è buona, in qualsiasi modo tu la proponga, è comunque buona. La giuria del premio giornalistico Antonio Recanati, giunto alla 3ª edizione, è presieduta da Franco Farias e dai giornalisti Paolo Castignani, Paolo Renzetti, Sergio Di Sciascio, Pasquale Tritapepe ed Enrico Rocchi. Anche quest'anno assegnerà 4 riconoscimenti ad altrettanti operatori dell'informazione che si sono distinti nella comunicazione giornalistica. Per la sezione cronaca, Daniela Senepa del TGR Abruzzo, sezione ambiente e agricoltura Luciano Di Tizio. Per quanto riguarda la sezione sport, Enrico Giancristofaro di Telemax. Riconoscimento alla carriera per Renato Minore, giornalista Rai, attualmente critico letterario del Messaggero. Ai premiati sarà consegnata l'opera inedita Voyage, ideata dall'artista loretese Esther Crocetta, che pochi mesi fa ha realizzato il premio Ussi Abruzzo, consegnato al Teatro Marrucino di Chieti in occasione della 16ª edizione del premio nazionale Prisco. Inoltre la commissione, in accordo con la proposta dell'Associazione di Promozione Sociale Oneiro e del CAI sezione di Loreto Abrutino, ha deciso di
attribuire un riconoscimento intitolato a Nevio Nobilio, scomparso nell'agosto 2017 sulle cime del Monte Bianco, a Fabio Pellegrini, uno dei primi ad arrivare sulla tragedia dell'hotel Rigopiano nel gennaio del 2017. La cerimonia di premiazione si svolgerà il giorno 24 agosto 2018 alle ore 18 presso il Teatro Luigi De Feo in Via dei Mille, in prossimità del plesso municipale. L'evento sarà condotto da Federica Peluffo e Paolo De Carolis. Tutto questo ovviamente a Loreto Aprutino. Ed ora la pagina dello sport. Sarà il Pordenone l'avversario del Pescara domenica prossima allo stadio Adriatico Cornacchia per il debutto ufficiale stagionale in Coppa Italia. La squadra allenata da Attilio Tesser ha battuto ieri l'Albino Leffe per 1-0. I biancazzurri riprenderanno a lavorare domani al Poggio prima del match di Coppa. Il Pescara disputerà giovedì un altro test amichevole al Petruzzi di Città Sant'Angelo contro la Renato Curi angolana. Ascoltiamo ora uno dei volti nuovi di questa stagione, esterno d'attacco Mirko Antonucci, arrivato in prestito dalla Roma. Sì, è sicuramente un'opportunità importante, spero di sfruttarla al meglio, darò il massimo comunque per questa squadra e sono contento di essere qui. Senti, vieni da una stagione che comunque si è fatto conoscere al grande calcio, hai debuttato in campionato, in Champions League, ecco, che emozioni sono state quelle? Sono state belle emozioni, indescrivibili, comunque per un ragazzo di 18 anni che non se l'aspettava neanche di fare così tante cose, comunque mo quello è il passato e pensiamo al futuro che è il Pescara. Quanto è stato importante Eusebio Di Francesco? Anzi, se ci riveli anche quell'aneddoto di Pinzolo. No, male, non c'è da rivelare niente, non è successo niente, mi sono trovato subito bene col mister, mi ha dato un'opportunità grande e penso di averla sfruttata al meglio comunque. Di Pescara ti ha detto qualcosa? Sì, mi ha detto, ma sono cose che comunque rimangono fra noi. Mi ha detto comunque che qua si stava bene, di venire qui e io ho preso con calma la mia decisione. Senti, quali sono le tue caratteristiche principali e poi se sei particolarmente emozionato perché questa è la prima stagione lontano da Roma e nel mondo dei grandi a tutti gli effetti? No, non sono emozionato comunque perché è un percorso che ogni calciatore fa alla fine. Io ho 19 anni, era giusto fare una nuova esperienza, per il resto penso che mi conoscete, sono un esterno d'attacco. Veloce, mi piace puntare all'uomo e sapete già tutto penso, quindi non c'è bisogno che mi metta qui a dire le altre cose. Senti, una curiosità, abbiamo letto da qualche parte che hai anche lanciato una linea di abbigliamento hashtag 48, è vero? No, non è il momento di parlare di queste cose, comunque sono cose che non riguardano il calcio e quindi non sto qui a parlare di queste cose. Senti, ma la tua trattativa cioè, è stata un po' travagliata o ci sbagliamo? No, non c'è stato niente di travagliato secondo me. Era giusto che prendevo le mie decisioni insieme al mio procuratore, insieme alla società e siamo arrivati a una decisione insieme. Io, come ho detto prima, sono contento di stare qui. C'è qualche compagno che ti ha colpito in modo... Sì, penso a Brugman, ma lo sapete già tutti che cos'è qui a Pescara e che giocatore è. Però, come ho detto prima, è un grandissimo gruppo e mi sono trovato subito benissimo. Serie C stasera triangolare per il Teramo nel Memorial Mirko Mazzagatti contro Mutignano e Torrese. Diavolo che nel frattempo attende con fiducia gli sviluppi di mercato e la composizione dei gironi di terza serie. Il DG Emilio Capaldi fa il punto anche in considerazione dell'eventuale rischio per il Teramo di finire nel raggruppamento C. Il servizio. Direttore, che bilancio possiamo tracciare di questa primissima parte di stagione con due amichevoli importanti giocate e altrettante buone indicazioni finora avute per la squadra? Ma è chiaro che le indicazioni sono positivissime. Ho parlato col mister, siamo contenti di questo approccio iniziale, però è chiaro che il calcio di luglio ancora, quindi è di là da venire altre situazioni. Però siamo abbastanza soddisfatti. Per quanto concerne il mercato, che bilancio invece possiamo tracciare tra entrate, quelle che insomma già sono note, e soprattutto per quanto concerne le uscite? Cosa vi aspettate di fare nelle prossime settimane? Diciamo che per il momento abbiamo centrato gli obiettivi, manca ancora qualcosina, però all'80-85% abbiamo centrato gli obiettivi. Abbiamo delle idee in uscita, le abbiamo comunicate ai nostri ragazzi e insieme proveremo a vedere quello che è possibile fare per il proseguo. Dovessero rimanere, saranno giocatori del Teramo e saranno ben accetti. Spighe tra i calciatori in uscita?
Ma ripeto, dovesse rimanere siamo felicissimi, però è chiaro che dobbiamo avere un giusto equilibrio sia tecnico-sportivo che economico-finanziario. Saranno gironi orizzontali e quali possibilità ci sono secondo lei che il Tena possa essere inserito nel girone meridionale? Ma il pericolo potrebbe essere, possiamo partecipare a quello al girone C. In Serie D la Vastese ha un nuovo direttore generale, si tratta di Andrea Masciangelo che dal Teramo inizia una nuova esperienza in un ruolo nuovo in una società che punta a migliorare i già ottimi risultati ottenuti nelle ultime stagioni. Il servizio. Andrea Masciangelo, un nuovo ruolo in un nuovo progetto che quest'anno punta ad un campionato di vertice in Serie D con la casacca, la divisa della Vastese, non la indosserai ma sarai dietro la scrivania. Un nuovo progetto che ho accettato subito, dopo due secondi, che però la mia figura diciamo riguarda più l'aspetto organizzativo della società e non tanto quella del campo, quindi ho avuto questa fortuna di parlare diciamo forse due minuti col presidente, ci siamo subito piaciuti, ma mi ha dato tanta forza, tanta voglia di intraprendere questo nuovo ruolo che comunque in passato avevo fatto in eccellenza a Franghella e Langolana, sotto il profilo soprattutto dell'organizzazione e della crescita della società. Secondo te c'è la possibilità per questa squadra in un campionato comunque molto competitivo di giocarsi veramente le carte per la vittoria finale? Ma guarda, non mi piace parlare adesso perché di parole se ne fanno tante, quello che so è che dopo 10 minuti siamo messi subito al lavoro per cercare appunto di migliorarci da tutti i punti di vista, quello che sento, tanto attaccamento, tanta voglia, c'è una grande società strutturata, soprattutto di persone che dedicano 24 ore su 24 alla Vastese e a Vasto Città, e questo secondo me è un buon punto di partenza. Lo staff tecnico è non solo completamente rivoluzionato a partire da te, perché probabilmente bisognava voltare pagina. Ma lui mi ha detto che comunque aveva intenzione andando avanti di crescere e quindi forse ci siamo piaciuti, è un presidente carico che ha voglia di aumentare i suoi obiettivi, questo piano piano sicuramente se si contorna di gente vogliosa che lavora con umiltà e con rispetto sicuramente spero i risultati arrivano anche da parte della società. Ritrovi a distanza di qualche mese Ottavio Palladini? Un grande ricordo, abbiamo lavorato insieme a Teramo, una grande esperienza, un grande uomo, un grande allenatore, quindi con tanto piacere anche tutto lo staff, un'esperienza bella e ringrazio la città di Teramo e tutti i tifosi di Teramo e tutte le persone che comunque hanno lavorato con me quotidianamente perché mi hanno dato tanto soprattutto a livello umano e poi anche professionale, quindi un saluto, un grazie e un caro saluto a tutte le persone che mi hanno aiutato in questi 2 anni di Teramo. Tutti i servizi che vi abbiamo proposto in questa edizione del TG tra poco saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it, mentre il TG6 torna con le prossime edizioni alle 19 e alle 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.